Storia e leggenda sono quelle che si intrecciano negli eventi che anticipano la disfida di Barletta, anzi diventano quasi propedeutici a quel confronto leggendario tra i 13 cavalieri italiani e gli altrettanti francesi avvenuto il 13 febbraio del 1503. Perché, come racconta la storia, i cavalieri francesi guidati dalla Motte partirono dalla vicina Ruvo di Puglia dopo aver ricevuto la benedizione dal vescovo Monsignor Francesco Spalluzzi alla volta del campo di battaglia che era situato tra Corato e Andria. Così anche Ruvo rievoca la storia della disfida che si mescola alla leggenda, che narra dell'apparizione di San Rocco, santo di Montpellier, sotto le sembianze di un viandante durante un terribile periodo di pestilenza nel 1502. Fu San Rocco ad invitare il vescovo dell'allora diocesi di Ruvo di Puglia alla preghiera per far terminare la pestilenza, cosa che avvenne nel 1503 e in onore del santo di Montpellier fu eretta una piccola chiesa a pochi passi dal castello. La chiesa di San Rocco fu spettatrice della partenza dei 13 cavalieri francesi, così da legare le città di Ruvo e Barletta alla disfida. 514 anni dopo è stata la confraternita di San Rocco a ricordare i due anniversari. A quello della disfida si associa la dedicazione della chiesa con la messa in scena di quegli eventi. Uno spettacolo con i figuranti a rievocare 39 scudieri, un cappellano e due chierichetti e il gruppo storico dei Musicantalos con squilli di tromba e tamburi, quando storia e leggenda si intrecciano.